La pace sia con voi. È il motto dell'ottavo viaggio apostolico del Pontefice che vedrà Papa Francesco il 6 giugno a Sarajevo. In un fitto calendario di incontri, il successore di Pietro incoraggerà i cattolici della Bosnia ed Erzegovina e porterà un messaggio di pace e di riconciliazione. Con noi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. Ecco, interessante notare anche, mi soffermo un po' su questo, che questi temi sono ripresi sia dal logo che dal motto di questo viaggio, no? Ecco, il logo che è una colomba che tiene nel becco un ramoscello, il ramoscello della pace, poi c'è la croce che a un certo punto, ecco, ha dentro un triangolo che si rifà un po' stilizzato ai confini della Bosnia, ai colori della bandiera del paese, un richiamo anche alla comunità cattolica che è composta in maggioranza da croati. E il motto, la pace sia con voi, la pace sia con voi, il saluto di Gesù risorto ai suoi apostoli. Allora il Papa va in questa che San Giovanni Paolo II ha chiamato la Gerusalemme d'Europa, in questa città che San Giovanni Paolo II ha chiamato la Gerusalemme d'Europa, come pellegrino di dialogo e di pace. Sono note purtroppo a tutti le vicende di guerra e di morte della Bosnia Erzegovina. Quale sarà oggi il paese che accoglierà Papa Francesco? Si è tenuto e si tiene poco in conto di quelle che sono state le conseguenze della guerra che ha interessato la Bosnia e l'Erzegovina. E le conseguenze della guerra si sono fatte sentire soprattutto sulla comunità cattolica, che praticamente dagli inizi degli anni 90 ad oggi si è quasi dimezzata, da 800.000 persone a 400.000 persone. Ormai in alcune parrocchie non restano soltanto che poche famiglie e soprattutto anziani. Ecco, sono questi i fenomeni, soprattutto il fenomeno dell'emigrazione dei giovani legati alla disoccupazione, alla mancanza di lavoro e alla ricerca di prospettive migliori in altri ambienti. E poi c'è anche un generale calo della demografia, ecco, che colpisce in maniera particolare la comunità cattolica. C'è poi una complessità proprio anche nella struttura politica di questo paese, che è frutto degli accordi di Dayton. Una complessità che si manifesta appunto nella convivenza di tre etnie costitutive, quella dei bosniaci, quella dei serbi e quella dei croati, e che a livello, diciamo, di strutture, ecco, si esprime attraverso la convivenza di queste tre realtà, che sono da una parte la Federazione Bosniaca, la Repubblica Srpska e il distretto di Bishkek. Ancora un viaggio all'insegna della pace e della convivenza tra i popoli, mentre nel mondo purtroppo si allargano i confini dei conflitti, spesso portati avanti in nome della religione. È possibile individuare la radice del problema? Oltre agli interventi più immediati, come si può cercare di risolvere il problema per il futuro? Per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, io vorrei sottolineare un altro aspetto che mi pare di particolare importanza, e cioè la necessità di realizzare una sostanziale uguaglianza tra tutti i cittadini e tra tutte le fasce sociali, culturali e politiche che compongono il paese, in modo tale che tutti si sentano a pieno titolo cittadini con la loro identità specifica e indipendentemente anche dal numero. Ecco. Questo credo che sia una condizione per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina che potrà senz'altro aiutare la pace. E naturalmente questo con l'aiuto, anche con la collaborazione della comunità internazionale che è presente nel paese, ecco, a livello di organizzazioni internazionali. Poi anche favorendo l'aspirazione naturale della Bosnia Erzegovina di integrarsi nell'Unione Europea. In questo senso potrebbe diventare un esempio anche per appunto quelle tante situazioni che oggi esistono nel mondo, dove non si riesce a coniugare e ad accettare le diversità, e queste diventano motivo di conflitto e di contrasto e di contrapposizione invece che di ricchezza reciproca. Quindi speriamo che questo viaggio del Papa non solo contribuisca
al bene e al miglioramento della situazione in quel paese, ma anche sia un invito a tutti gli uomini e a tutti i paesi, ecco, a ritrovare le ragioni della pace, della riconciliazione e del progresso umano, spirituale e materiale.